rimanere nell'euro è come stare in una casa col tetto che sta per crollare. E allora è meglio uscire, scappare prima che ci crolli in testa. Quelli che ci hanno portato nell'euro hanno fatto l'errore più grande della storia e ora sono disposti a tutto pur di non ammetterlo. Sono passati 12 anni dall'introduzione dell'euro e vi chiedo, stiamo meglio o peggio di 12 anni fa? La risposta la sappiamo. Ecco perché siamo contro questa Europa e contro questo euro.